Mi piace essere in un corpo che ormai invecchia. Posso guardare le montagne senza il desiderio di scalarle. Quando ero giovane le avrei volute conquistare. Ora posso lasciarmi conquistare da loro. Le montagne, come il mare, ricordano una misura di grandezza dalla quale l'uomo si sente ispirato, sollevato. Quella stessa grandezza è anche in ognuno di noi. Ma lì c'è difficile riconoscerla. Per questo siamo attratti dalle montagne. Per questo, attraverso i secoli, tantissimi uomini e donne sono vissuti quassù, nell'Himalaya, sperando di trovare in queste altezze le risposte che sfuggivano loro restando nelle pianure. Continuano a venire. Io ci vengo, come questa volta, a cercare di mettere un po' d'ordine nella mia testa. E prima di ripartire, di scendere in pianura di nuovo, ho bisogno di silenzio. Solo così può capitare di sentire la voce che sa, la voce che parla dentro di noi. Forse è solo la voce del buon senso, ma è una voce vera. Le montagne sono sempre generose. Mi regalano albe e tramonti irripetibili. Il silenzio è rotto solo dai suoni della natura, che lo rendono ancora più vivo. L'esistenza qui è semplicissima. Scrivo seduto sul pavimento di legno. Un pannello solare alimenta il mio piccolo computer. Uso l'acqua di una sorgente a cui si abbeverano gli animali del bosco, a volte anche il leopardo. Faccio cuocere riso e verdure su una bombola a gas, attento a non buttar via il fiammifero usato. Qui tutto è all'osso. Non ci sono sprechi e presto si impara a ridare valore a ogni piccola cosa. La semplicità è un enorme aiuto nel fare ordine. A volte mi chiedo se il senso di frustrazione, di impotenza, che molti, specie fra i giovani, hanno dinanzi al mondo moderno, è dovuto al fatto che esso appare loro così complicato, così difficile da capire, che la sola reazione possibile è crederlo, il mondo di qualcun altro, un mondo in cui non si può mettere le mani, un mondo che non si può cambiare. Ma non è così. Il mondo è di tutti. Eppure, dinanzi alla complessità dei meccanismi disumani, gestiti chissà dove, chissà da chi, l'individuo è sempre più disorientato, si sente perso e finisce così per fare semplicemente il suo piccolo dovere nel lavoro, nel compito che ha dinanzi, disinteressandosi del resto e aumentando così il suo isolamento, il suo senso di inutilità. Per questo è importante, secondo me, riportare ogni problema all'essenziale. Se si pongono le domande di fondo, le risposte saranno più facili. Vogliamo eliminare le armi? Bene, non perdiamoci a discutere sul fatto che chiudere le fabbriche di fucili, di munizioni, di mine antiuomo o di bombe atomiche creerà dei disoccupati. Prima risolviamo la questione morale, quella economica l'affronteremo dopo. O vogliamo, prima ancora di provare, arrenderci al fatto che l'economia determina tutto, che ci interessa solo quel che c'è utile? L'idea che l'uomo possa rompere col proprio passato e fare un salto evolutivo di qualità era ricorrente nel pensiero indiano del secolo scorso. L'argomento è semplice. Se l'Homo sapiens, quello che ora siamo, è il risultato della nostra evoluzione dalla scimmia, perché non immaginarsi che quest'uomo, con una nuova mutazione, diventi un essere più spirituale, meno attaccato alla materia, più impegnato nel suo rapporto col prossimo e meno rapace nei confronti del resto dell'universo? E poi, siccome questa evoluzione ha a che fare con la coscienza, perché non provare noi ora, coscientemente, a fare un primo passo in quella direzione? Il momento non potrebbe essere più appropriato, visto che questo Homo sapiens è arrivato ora al massimo del suo potere, compreso quello di distruggere se stesso con quelle armi che poco sapientemente si è creato. Guardiamoci allo specchio. Non ci sono dubbi che nel corso degli ultimi millenni abbiamo fatto enormi progressi. Siamo riusciti a volare come uccelli, a nuotare sott'acqua come pesci, andiamo sulla Luna e mandiamo sonde fino su Marte. Ora siamo persino capaci di clonare la vita. Eppure, con tutto questo progresso, non siamo in pace né con noi stessi né col mondo.
Abbiamo appestato la terra, dissacrato fiumi e laghi, tagliato intere foreste e reso infernale la vita degli animali, tranne quella di quei pochi che chiamiamo amici e che coccoliamo finché soddisfano la nostra necessità di un surrogato di compagnia umana. Aria, acqua, terra e fuoco, che tutte le antiche civiltà hanno visto come gli elementi base della vita, e per questo sacri, non sono più come erano, capaci di autorigenerarsi naturalmente, da quando l'uomo è riuscito a dominarli e a manipolarne la forza ai propri fini. La loro sacra purezza è stata inquinata, l'equilibrio è stato rotto. Il grande progresso materiale non è andato di pari passo col nostro progresso spirituale. Anzi, forse da questo punto di vista, l'uomo non è mai stato tanto povero da quando è diventato così ricco. Da qui l'idea che l'uomo coscientemente inverta questa tendenza e riprenda il controllo di quello straordinario strumento che è la sua mente. Quella mente finora impegnata prevalentemente a conoscere, ad impossessarsi del mondo esterno, come se quello fosse la sola fonte della nostra sfuggente felicità, dovrebbe rivolgersi anche all'esplorazione del mondo interno, alla conoscenza di sé. Idee assurde di qualche fachiro seduto su un letto di chiodi. Per niente. Queste sono idee che, in una forma o in un'altra, con linguaggi diversi, circolano da qualche tempo nel mondo. Circolano nel mondo occidentale, dove il sistema contro cui queste idee teoricamente si rivolgono le ha già riassorbite, facendone i prodotti di un già vastissimo mercato alternativo che va dai corsi di yoga a quelli di meditazione, all'aromaterapia, alle vacanze spirituali. Queste idee circolano nel mondo islamico, dilaniato fra tradizione e modernità, dove si riscopre il significato originario di jihad, che non è solo la guerra santa contro il nemico esterno, ma innanzitutto la guerra santa interiore contro gli istinti e le passioni più basse dell'uomo. Per cui non è detto che uno sviluppo umano verso l'alto sia impossibile. Si tratta di non continuare incoscientemente nella direzione in cui siamo al momento. Allora fermiamoci. Immaginiamo il nostro momento di ora dalla prospettiva dei nostri pronipoti. Guardiamo all'oggi dal punto di vista del domani, per non doverci rammaricare poi d'aver perso una buona occasione. L'occasione è di capire una volta per tutte che il mondo è uno, che ogni parte ha il suo senso, che è possibile rimpiazzare la logica della competitività con l'etica della coesistenza, che nessuno ha il monopolio di nulla, che l'idea di una civiltà superiore a un'altra è solo frutto di ignoranza, che l'armonia, come la bellezza, sta nell'equilibrio degli opposti e che l'idea di eliminare uno dei due è semplicemente sacrilega. Come sarebbe il giorno senza la notte, la vita senza la morte.